Sono abbastanza sicuro che lì ci sia scritto pisello, ma in ogni caso, finalmente, dopo settimane di attesa, si comincia. Amici, benvenuti nel nuovo aggiornamento, e non vedrò l'ora di scoprire tutte le figate, di Genshin Impact. Allora, cosa ci hanno messo? Hanno rimesso il pass battaglia. Fio, ho cliccato sulla cosa credo più inutile. Ok. Skippiamo la cazzi. Io ho skippato il filmato, vabbè, ve lo beccate, ve lo gustate voi, non skippate i filmati. In ogni caso, nuove armi sbloccabili col pass battaglia, però se non sbaglio sono quelle che, che sblocchi se compri il pass battaglia. Ok, cos'è l'archivio? Vabbè, figo, figo, figo. Allora, prima andiamo sulla main, voglio ritirare 300 stelle, figo. E anche a 600 totali. È il momento perfetto per dirvi di seguirmi su Twitch, così almeno andiamo a spacchettare. Perché sì, spacchetteremo un botto di roba, un botto di roba, su Twitch. Missioni giornaliere, un botto di World Quest finalmente. E c'è un oggetto che non ho mai visto. Ah, figo, praticamente è la resina che fa revitalizzare l'albero. Ok, quello dei dungeon. Figo, perfetto. E quindi stiamo già scoprendo robe nuove. Altri eventi, va bene, abbiamo un botto con Child. Chi è Tartaglia? Pensavo si chiamasse Child. Perché l'hanno chiamato Tartaglia? Vabbè, lascia perdere. Comunque Child dovrebbe essere, anzi è, il nuovo bundle da spacchettare. Grazie mille per i tre cosi, Paimon. Prendiamoceli tutti in testa. Barbara così, di botto senza senso. Presissima. Boom shakalaka. Ok, e a proposito di boom shakalaka, si possono provare sia Child, Diona, che mi sembra molto interessante. Vabbè, Beidou e Ningguan, che ne ho due, ma se non sbaglio dovrebbe essere abbastanza utile. Quindi io direi che tramite il potere dell'editing vi faccio qualche taglio e ci andiamo a provare Child aka Tartaglia aka Sembri figo. Madonna, ok, va bene, forte, figo. Poi switch con Kaia e ghiacci. Ok, praticamente lui ha l'arco che non mi ispira in realtà. Però se fai R2 switchi alle spadine. Cari, madò che casino che sta facendo. Stia calmo. Ok, carino. Vediamo il triangolo. E c'ha pure la lancia. È forte, sì. Non è tra i migliori, ovviamente. Però dai, non è male. È carino, più che altro perché switcha. C'ha doppia arma. Però è acqua. Vabbè, Kaia, metti così, va. Va bene, dai, carino, carino. Vedremo se sciopare. Ah, tra l'altro voglio vedere che bundle sono usciti. Cioè, ovviamente è uscito quello di Tartaglia, ma poi, onestamente, non mi ispira tanto. In caso, se qualcuno l'ha già sbloccato, fatemi sapere nei commenti se vi piace, però è sni, per ora è sni. Proviamo invece Diona, che mi sembra molto più carina, e mi sa che anche lei ha l'arco, quindi partiamo male, però proviamola. No, che carina che è Diona! Che detto così suona male, però comunque anche lei è un arciere. Vediamo cosa fa il gattino. Non lo so, ma mi sa che è uno scudo. Eh sì, cioè me l'ha disintegrato tutto perché vabbè è il fuoco, però boh. Ma sapete che in realtà sti nuovi personaggi non sono male. Li devo ancora imparare un attimino, ma sni. Proviamo il triangolo, vediamo che fa, a parte un mega. Ah, carino, che è tipo no, è tipo, come si chiama, Chongyung, quello del ghiaccio, ovvero ti fa un robo di ghiaccio qua intorno. Ok. Sono nuovi, quindi uno dice: oh mio Dio, sono fighissimi. In realtà, sni. Cioè, non è che siano il top. Vabbè, faccia Lisa, che non se la caga mai nessuno. Lisa. Però è carino. Vabbè. Carino il design di Diona, ma per il resto mi fa sboccare. Comunque, ho visto l'archivio. È già 3 ore che ho sott'occhio questo archivio. Che figo. Cosa fa? Equipaggiamenti, materiali. Vabbè, clicchiamo su equipaggiamenti. E cosa ti dice la descrizione? Ah, per la storia. Ah, per tutte. Ah. Ok, è più figo del previsto. Tutte le armi che ancora non ho. Voglio averle tutte. Madò, ti dice anche tutti i materiali del gioco. Madò. A parte che quelli sono alcuni, ne vedo alcuni nuovi. No, fuori di testa. Ecco, questo è stra mega utile. Cioè, non ti dice dove trovarli, però ti dice. Vabbè, ok. Quindi robe trovate. E credo proprio che in teoria dovrebbero aver sbloccato anche il nuovo coso, ma secondo me ce lo danno proseguendo con la storia. Quindi io direi di andarcene assolutamente qui, segretaria del quel qualcosa. Vediamo cos'è e poi magari, boh, vediamo come concluderlo. Che roba sarebbe? Ah, ok, un archivio di tutte le zone. Ok, carino. Un po' inutile, ma carino. Vabbè, comunque il mio obiettivo, mentre stavo prendendo quella roba lì, era quello di andare a quel triangolino lì sulla mappa. Cosa sarà sto triangolino strano? Punto di domanda. Mi sa che sono le...
Le cose della città. Ok, vediamo. Bla bla, sta parlando. C'è la reputazione. Ok, allora ci sono le Liyue Quest, World Exploration. E facendo le cose aumenta ovviamente la reputazione. Esattamente. Claim. Va bene. Ok, quindi dobbiamo... claim. Bene, 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 bene. Quindi manca il 2% di esplorazione a Liyue e ho fatto. E vabbè, un botto. Vabbè, claim a tutto là. Grazie. E siamo già alla reputazione... Perfetto, ok. Quindi vediamo cosa succede sbloccando la reputazione successiva. Per fare la resina condensata. Si può craftare la resina condensata. Ok. E ci sono anche le taglie. Figo. Raga, le taglie figata. Ok, è in sta zona qua. Perfetto. Però se non sbaglio, o almeno in teoria, esatto, ci sono anche le... Figo, raga, sta cosa delle taglie è un botto figa. E ci sono anche le faccettine sulle armi. Bene. Molto bene. Molto bene. Quindi si può imparare sia come fare la resina, e ora andiamo a vedere, e anche questo qui. Vabbè, ricette, ok, ma non ci interessa. E andiamo a vedere la resina. Allora, per fare la resina servono questi. Che roba sono? Oddio, questi non ho idea di cosa sia. Assorbe energia elementare che è scappata dall'atmosfera. Non so di cosa stiamo parlando. E poi l'original resin. Ok, quindi con 40 fai tornare in vita. Servirà qualcosa? Non servirà niente sto coso viola? Lo scopriremo. Ah, e questo qui, stramega utile, ti serve per sbloccare i geoculi. E servono i core lapis, easy. I glaze lily, meno easy perché ne trovo pochi. Soprattutto perché ne trovi 5. Cioè, ne servono 5. E uno di questo, easy. Stramega utile. Stramega utile. E poi il resto mi sa che è rimasto tutto uguale. Cioè, comunque, ho visto tutto tranne lo shop. Allora, sì, c'ho ancora il beginners. Non l'ho mai shoppato, ok? Ne ho preso solo 10 e basta. Poi c'è quello di Tartaglia Child. E ci puoi trovare Diona, Beidou e Ningguang. E Ningguang, tra l'altro, mi sa che è molto potenziata. Ho visto che lo uso in un botto. Ma vabbè, ci penseremo. Poi c'è... vabbè, non ci interessa. Questo un botto figo. Con Kekwing come boss, tra virgolette. Qui che mi servirebbe. E Mona, che vabbè, ce l'abbiamo. C'è la percentuale di un oggetto 5 stelle del 50%. Ma in che senso? Quasi quasi, una shoppatina gliela diamo. Quindi credo che per questo video sia tutto, nel dubbio quittino tattico, salviamo ma non esco, continuerò a nerdare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, aggiornamento interessante, dovrebbero anche aver sbloccato Dragonspine che è la nuova zona, in teoria. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, vi invito a seguirmi su Twitch dove spacchetteremo malamente e vi do appuntamento domani al solito, ovvero le 7, mi sa che pubblicherò il video alle 7 con un nuovo video. Ciao!